Ma un Comunque sì, italiano, ovvio, ma diciamo, allora che aspetta, non è giudiziale, così, dai, studia. consapevole, convinto che bisogna fare tutta questa accoglienza e dice: ho capito, ma perché Malta no? Perché la Tunisia no? Ma perché non fate accordi internazionali per cui Questa è una questa storia grande massa vecchia. di persone Intanto, non vecchia. arriva, Sì, è vecchia. solo Ma non in è che stiamo Italia? usando, Scusate. scusi, però non è, stiamo dicendo le cose Intanto, c'è inesatte. bisogno di, È una diciamo, regola di di diritto urlare. internazionale, ma cosa Tu non puoi dici? sbarcare Uno. la gente come vuoi. Cosa No, però dici? Una regola scusate, di diritto adesso torno a dargli la parola. internazionale. Sono Fatemi cose sentire, quelle, su. ti risalvo come Diciamo replica a questa cavolate. domanda. Io replico in questo modo. Ma Intanto tu sei per il giudiziale, che ci posso sull'approdo ai fare? porti sicuri ha Ignorante, già scusa, detto il viceministro sì. Giro. Io non sono giudiziale. No, però scusate, non ci passiamo Poi, alle offese personali, vi prego. Non si può dire che ci vuole in un secondo accordo con luogo. Malta quando non ci vuole, non si Ma dicono le bugie. certo. Che vuol Il diritto dire? Ma internazionale, certo. scusate, il diritto internazionale Vabbè, però stabilisce Laura. chiaramente che quando tu soccorri in mare devi portarlo nel porto più vicino. Non è che Nel ci vuole un porto più accordo sicuro, con Malta. Vicino. Scusi, I porti italiani sono i più scusi, vicini. questo Questo lo sto cercando spiego di io. dire. Se Malta non lo fa, viola il diritto internazionale, non è necessario un Non accordo lo so. Italia-Malta. E quindi noi li Quindi lasciamo anche l'Italia li può rifiutare. Scusate, però siccome basta Malta è nell'Unione rifiutare Europea forse bisogna di accoglierli. parlarsi, no? Assolutamente Ma sì, intanto c'è un problema di perché? Europa. Quando arriva da noi basta dire no, scusate, non siamo il porto vicino più sicuro. Ma vedremo che smettono di arrivare. Cioè, quindi respingiamo, lei dice. No, ovvio, ma come quando fa? Maroni Ma l'ha Malta, fatto, non hanno smesso come di si fa? arrivare. Perché scusi, Malta cosa fa? Non Sì, li respinge? Non ho sì. capito. E Ma no, allora, io questo perché sto le nostre chiedendo. autorità non Ma lo questo fanno? Ho capito, ci dovete spiegare. Malta ha chiesto di smettere di mandarli da loro, già all'epoca vabbè, loro, e non è vero che quando noi rifiutammo smisero di arrivare, perché quando dichiaraste Lampedusa porto non sicuro non smisero per niente di arrivare, è una vecchia storia di anni. Va bene? Che chiederei ai più forti e non ai più deboli, prendiamocela con l'Europa, è quello che stiamo facendo dall'inizio. Mi consente di dire, Pancari, che di nuovo, scusate, però, a io meno penso che sia non vogliano sbagliato. ammazzarli. Ma cosa Certo, dici? Ma il se tu li soccorso è vuoi una cosa, il ammazzare. trasporto è un'altra. Ma, non io penso che la cosa più nessuno vuol far sbagliata, morire Laura, in mare. dove li Ma fai se voi continuate sbarcare? a cogliere, Dove li la fai verità è che li sbarcare? ammazzate voi. Perché ma, stiamo no, parlando che le morti sono Laura, aumentate proprio per questi trasporti fatti da persone domanda? Sono aumentati perché sono aumentati i morti perché sono aumentate le persone no, perché che sono partono. Aumentati i soccorsi a ridosso delle acque libiche dove più ci sono gli incidenti. Vice Ministro, ma allora, ci occupiamo solo di entra quello nelle che acque abbiamo libiche. Evitato. Ma nessuno come si fa? Entra Siamo nelle acque andati libiche. Così bene e adesso siamo. Nessuno Io voglio fare un'ultima. Scusate, una domanda ancora all'onorevole Ranetto che poi mi viene la gente. Posso? Vi prego, non siate indisciplinati. La domanda che facciamo all'onorevole Ranetto è questa. Vice Ministro, scusi, sì, mi la domanda, no, ONG. Voglio fare una domanda, non l'avevo detto. Nel momento in cui è stato eseguito il soccorso, diciamo, sono stati prelevati dal barcone, dal gommone distrutto questi migranti, trasportati su una nave di un'ONG. L'ONG sa che a Malta non può sbarcarli, questa è la domanda. Quindi viene verso l'Italia. Lei dice, dobbiamo anche noi respingere. Che facciamo? Le dico di più. No, le faccio una domanda. Diciamo no. E questa nave dove li riporta questi migranti? Questo non lo cercano di capire. Ma mi stupisco però. Posso parlare? No, facciamo replicare. Poi facciamo replicare l'onorevole Ravetto. Le faccio un esempio semplice. Ci sono 5 ONG che battono bandiera tedesca. Sa cosa dice il diritto internazionale, il diritto marittimo internazionale? Che quando sali su una nave con bandiera tedesca sei approdato in quel territorio. Allora cosa succede? Che per il regolamento di Dublino quei signori, quei migranti, quegli immigrati sono in carico alla Germania. Perfetto. Quindi semplicemente li vuoi, scusa, mi fa sbarcare? Dovrebbero andare direttamente in Germania. In Germania. Ci stiamo facendo prendere in giro dalla comunità internazionale. Ma è chiaro questo. Ma continuate così. Che sono navi della Marina tedesca. Certo, perché ci sono. Ma chiedetelo voi, siete voi il governo, il ma ministro degli sapete già esteri. Che qual è la risposta. La posizione tua è pregiudiziale. Tu pensi che l'ONG aiutano gli scafisti, punto. No, io non ho detto vabbè, questo. Vabbè, morire in... No, adesso vi devo interrompere un attimo. Vi devo io interrompere e riprendiamo poi la discussione. Posso? Ma che fatica. Neanche c'è Paolo sotto corona. Scusate, c'è il meteo. Col meteo...
interrompiamo le polemiche, le riprendiamo dopo. Ravetto, vice ministro, un attimo, il meteo, per riportare un po' di calma, meteo. Paolo. Ci vorrebbero i fulmini per fermare questa cosa. Ci sono fulmini e invece non ci sono. Vi prego. Facciamo? Ce la facciamo? Scusate, ci sono le previsioni di meteo che sono molto importanti. Prego. No, perché il tempo passa. Dai Paolo. Allora.